non sarà presente a causa di impegni personali. Quindi questo possiamo già metterlo poi a verbale. Sì. Presente. Antonio Spoleri, presente. Giuseppe Carlo, presente. Angelo Pietro Campani, presente. Elisa Ferrer, presente. Antonio Montevallo, assente. Antonio Pietro, presente. Ecco. Presente. Adesso diretto. Allora, stavo dicendo che dal prossimo consiglio comunale la data indicata sull'invito è quello di inizio del consiglio, massimo 10 minuti di tolleranza. Volevo poi invitarvi ovviamente a tenervi all'ordine del giorno, a fare degli interventi concisi, non so con l'orologio puntato, però mi chiedo di essere concisi, di togliere la suoneria ai cellulari. E iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbale seduta precedente. E passiamo subito alla votazione. Tutti sì. Il consigliere sta togliendo la suoneria. Sì. Avete fatto bene, presidente, a rimprovederci. Sì. È andata subito. Sì. Allora, avete votato? Sì, seduta precedente. Sì. All'unanimità. Sì. Allora, leggo soltanto le delibere, che sono quelle del verbale della seduta precedente. La delibera del Consiglio Comunale numero 14, avente ad oggetto approvazione verbale seduta. Delibera Consiglio Comunale numero 15, avente ad oggetto scioglimento convenzione ufficio di segreteria con i comuni di Gagliate e Palermiti, presa d'atto verbale d'intesa. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del regolamento TARES. Relaziona sul punto il consigliere assessore Scoleri. Buonasera a tutti. Allora, questo punto all'ordine del giorno riguarda il regolamento TARES. Regolamento TARES che noi sappiamo è competenza del Consiglio Comunale, quindi va approvato entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015. Per quanto riguarda la TARES, diciamo subito che sostituisce la vecchia TARSU, la tassa sui rifiuti solidi urbani, e nasce proprio nel 2013, ma mi sa che muore anche nel 2013, perché non sappiamo cosa succede, ma già dall'anno prossimo vediamo poi nella legge di stabilità, si parla di TRIS, di TARI, di TUC, quindi nasce e termina la sua efficienza e la sua efficacia proprio nell'anno 2013. Per quanto riguarda la TARES, come per la TARUS, il presupposto per la sua imponibilità è quello della detenzione o possesso di immobili che siano idonei a produrre rifiuti. Quindi viene gestita, viene considerato quindi un tributo e non una tariffa, e diciamo che si differenzia però dalla TARSU perché è composta da due componenti, la parte fissa e la parte variabile. Quindi la parte fissa riguarda sempre i metri quadri calpestabili di un immobile soggetti quindi a TARES. La componente variabile riguarda il numero dei componenti del nucleo familiare, il numero degli occupanti e componenti del nucleo familiare. Per quanto riguarda il nostro regolamento, quindi diciamo subito che è un regolamento standard, nel senso che prevede soltanto delle riduzioni e delle esenzioni come per la vecchia TARSU. La riduzione riguarda gli immobili che sono inagibili o inabitabili, gli immobili sfitti ai quali non sono collegate, non è collegata nessuna utenza, per esempio servizio idrico o energia elettrica. Quindi questa è l'unica riduzione, l'unica esenzione. Per quanto riguarda invece la riduzione, si perde la stagionalità perché c'è la componente variabile, quindi delle persone del nucleo familiare, e si mantiene la riduzione per quanto riguarda la stagionalità. Quindi c'è prevista la riduzione della stagionalità del 33% come per quanto riguarda la TARSU. Ho concluso su questo punto l'ordine del giorno.
Sì, ci sono interventi? No, mi pare che la consigliere manca quello che è la direttore generale, per cui si è fatto un po' riferimento al discorso d'altro, ma d'altra parte, come già dicevo l'assessore, pare che ormai è già superata dalla TUC, che cagna per il problema oggi. Stare sempre attenti a vedere le cifre, sì, non c'è più, non riesco più a capire, non riesco più a seguirli. Ancora la data di notificare già si parla di dire, per cui c'era l'alfa, la che è già scomparso, no? E quindi vabbè, io casomai vedremo in futuro, perché probabilmente, vista la situazione grave che si è creata in questo paese, se ci sarà la possibilità di apportare casomai delle modifiche, delle varianti a questo regolamento, perché sappiamo che noi abbiamo un nostro patrimonio immobiliare, che nella sostanza però c'è poca gente, la gente sente di meno, non c'è diminuisce, ma conseguenza pur essendo il civico affiliato, ma nella sostanza capisco anche il discorso relativo al fatto che comunque bisogna fronteggiare quelle che sono le spese e la diventa di vita essenziale, quindi sappiamo che c'è il costo per quanto riguarda smaltimento, spazzatura, sistema di giardini, pulizia, eccetera. Abbiamo un costo elevato e quindi se da un lato c'è l'idea di ampliare la base imponibile, dall'altro però c'è questa situazione di ristrettezza economica, quindi bisogna stare molto attenti a vedere in futuro come eventualmente sarà possibile modificare per dare in conto quelle che sono le esigenze dei cittadini. È stato detto tutto, volevo soltanto aggiungere che una delle differenze principali importanti riguardo alla TARSU è che occorre d'ora in poi avere la copertura al 100% del servizio, quindi per questo non è possibile fare agevolazioni ulteriori, perché significa che se noi spendiamo 100 dobbiamo incassare 100, rispetto a prima con la TARSU che si spendeva 100 e si poteva garantire la copertura di 80, di 70, di 50 anche se le risorse del bilancio lo permettevano, e quindi diciamo che oltretutto ci troviamo a fine anno dove non è possibile più fare variazioni, movimentazioni, e quindi siamo costretti ad applicare e far pagare purtroppo ad oggi il 100% di quello che si spende. E il nostro impegno, come abbiamo già detto in un'altra iniziativa, di ridurre il costo del servizio per poter ridurre il costo, appunto, la spesa e ridurre le bollette, chiamiamole così. Quindi penso che ci sarà il sindaco, poi non so quando riusciremo, ma penso che già nella prossima settimana a fare un'iniziativa, sulla nuova gestione di quello che vorremmo fare, sulla gestione della spazzatura, dei rifiuti, della raccolta differenziata. Quindi cominceremo i primi incontri con la cittadinanza, con i consiglieri tutti, per cominciare a trovare delle soluzioni che siano migliori rispetto a quelle che abbiamo. Votazione, per chi è favorevole? Ok, all'unanimità. Lo dichiaro di minoranza relativa, non si tempi stretti. Lo votate nuovamente? Sì, votiamo per esecutiva, sì. All'unanimità. Passiamo al terzo punto, che è l'approvazione del piano finanziario e tariffe TAES anno 2013. Relazione sempre l'assessore Scoleri. Lo so, c'è questo brutto compito, sempre il lavoro nell'agenzia dell'Equitalia, quindi rispondere, sempre parlare di tributi. Per quanto riguarda, ritorniamo di nuovo al punto della TARES, come già anticipato dal consigliere Purri del vice sindaco Caristo, dobbiamo approvare le tariffe TARES per quanto riguarda il 2013. La distinzione della TARES è che è proprio il costo che deve sostenere il comune per la gestione dei rifiuti deve essere coperto al 100% da noi cittadini. Quindi abbiamo predisposto il piano finanziario dove il costo totale per il servizio di raccolta rifiuti è per l'anno 2013 di 627.000 euro, tutto a carico quindi di noi cittadini, che va ripartito in base a, come dicevo prima, alla componente fissa che è i metri quadri e alla componente variabile che sono le componenti del nucleo familiare. Nel nostro piano finanziario ci abbiamo tenuto tutti quanti i coefficienti al minimo, perché altrimenti si potevano variare incrementando eventualmente per le attività commerciali o per i nuclei
e i familiari più bassi, invece abbiamo tenuto tutti quanti al minimo, perché proprio diciamo ormai siamo a consuntivo, quindi è già stato mandato il ruolo della TARES, quindi non abbiamo ritenuto opportuno modificarlo ormai che siamo a novembre. E quindi per quanto riguarda la questione TARES, il costo deve coprire al 100%, il costo deve essere coperto al 100% dai contribuenti, e quindi non potevamo fare nient'altro che, dato che l'impegno in bilancio è di 627.000 euro, significa che le tariffe per l'anno 2013 vanno applicate quelle che avevano deliberato già nella delibera del commissario straordinario, quindi le tariffe sono confermate quelle previste dalla deliberazione, della successiva deliberazione di stesso del commissario straordinario. Quindi per l'anno 2013 quelle tariffe sono già sono riconfermate per l'anno 2013. Se ci sono interventi sul punto, allora passiamo alla votazione. Per chi è favorevole, per alzata di mano, all'unanimità. Sì, quindi votiamo per rendere immediatamente esecutiva. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che è la modifica di decorrenza delibere commissione straordinaria tariffe e tributi comunali anno 2012. Do la parola al segretario. Allora, siccome la modificazione è stata fatta unica per tutte le delibere, tecnicamente forse dovrebbe approvare singolarmente i vari tributi, le varie tariffe relative al 2013, per un semplice obbligo di comunicazione al Ministero per quanto riguarda la pubblicità. Come tutte le delibere, come sapete, vanno pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui un'unica delibera potrebbe comportare difficoltà per il Ministero per pubblicare, perché ovviamente devono avere una cronologia e un'operazione diversa. Quindi coverrebbe, tanto il senso della votazione non cambia, coverrebbe fare votazioni singole per ogni delibera. Quindi questo determinerà un aumento delle delibere, però il senso completamente, c'è tutto contenuto nel quarto punto all'ordine del giorno, però il numero di delibere sarà diverso. E poi per quanto riguarda la delibera, notavo dell'addizionale comunale IRPEF, perché noi il Consiglio stasera è chiamato a confermare quanto ha fatto il commissario straordinario, spostando soltanto la decorrenza dell'efficacia delle delibere, anziché dall'1 gennaio 2012, dall'1 gennaio 2013, per cui il contenuto rimane diciamo, sostanzialmente identico a quello deliberato con le delibere che sono indicate nella convocazione. Io dico, con eccezione, e sono accorto adesso, dell'addizionale comunale IRPEF, perché per un discorso diciamo di interpretazione della norma, quando si aumenta l'addizionale comunale IRPEF, e questo non è stato fatto dal governo, il commissario, va approvato anche un regolamento che dica, diciamo, il tipo di aumento che viene applicato per l'anno 2013. Quindi secondo io vi consiglio di approvare, oltre ovviamente all'aliquota della misura dell'8% per come è prevista quindi dal commissario, contestualmente anche un regolamento che in sostanza ripropone il contenuto della delibera. 0,8% o 8 per mille, stessa cosa. 0,8% Abbiamo anche uno schema di regolamento che, ripeto, come contenuto non dice nulla, sembrano migliaia su internet, tanto che il contenuto, diciamo, è sempre il discorso dello 0,8 che questo deve contenere, cioè la delibera in sé non è sufficiente, risponde il Ministero. Fa parte della delibera, doveva essere già fatto già l'anno scorso. Se questa, non so se l'hanno pubblicata questa sul sito l'anno scorso, non sapete questo, al Ministero, non so se è stata pubblicata. Sì, pubblicata. Comunque, per correttezza andrebbe approvato anche il regolamento, che diciamo non dice nulla, non è un regolamento di quelli che sono 20 articoli, è un regolamento che dice
si applica l'aumento dello 0,8%. Visto che per la tassa abbiamo dato prima il regolamento e poi abbiamo dato atto alla delibera. Sì, ma poi non così deve essere. Sì, sì, però per l'addizionale comunale è come formulata la delibera, che richiede, oltre alla delibera, al deliberato che dice di aumentare l'addizionale comunale, ci vuole anche l'approvazione del regolamento, che in sostanza dice questo, non è un regolamento che dà esenzioni o tecnologie. Sì, prego. Cioè, il problema si pone perché noi stiamo revocando la parte 2012 delle delibere già approvate. Normalmente quando non si approva una delibera rimane confermata quella dell'anno precedente. L'anno scorso è stato approvato il regolamento, la delibera e il regolamento, ma considerato che dobbiamo fare una modifica, dobbiamo andare al Ministero, è bene che ci sia un nuovo regolamento con un nuovo numero quest'anno. Questa è la differenza, perché l'anno scorso è stata sia deliberata la tariffa e sia il regolamento, ma considerando che non... No, si può fare qua all'interno, perché è un regolamento che... sicuramente sarà un punto a parte, non l'hanno legato, però il problema dove si pone è che annullando il 2012 è come se non c'è in atto questo regolamento con questa delibera dell'anno scorso, quindi la dobbiamo rifare nell'anno 2013. Altrimenti si poteva lasciare come tutto, rimaneva com'era, perché quando non viene modificata rimane confermata quella dell'anno precedente. E per questo, considerata la pubblicazione sul sito della fiscalità locale, è bene avere una delibera che approvi il regolamento standard e la liquida, che poi è la liquida quella che conta, con un numero e con una delibera precisa, perché va comunicata e trasmessa su un sito dell'Agenzia delle Entrate, che poi quello fa fede e tutti i cittadini e i commercialisti e tutte le associazioni andranno a vedere quel sito per applicare la liquida. Quindi sarebbe, c'è una questione di chiarezza, secondo me, quindi è bene farlo. Noi decidiamo solo che la ricorrenza anziché avere per il 2012 come è stato fatto, le cose da gennaio del 2013. La ricorrenza l'integrazione, secondo me, sicuramente vanno fatti sicuramente, questo conviene. Sì, forse questo sono d'accordo. Sicuramente. Per quanto riguarda esclusivamente il discorso della decisione comunale IRF, per completezza puoi anche confermare questa delibera. Confermando questo, sì, 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 si modifica solamente la decorrenza, perché gennaio 2016, perché nella sostanza non cambia nulla, no? Siccome l'aumento della decisione comunale IRF, secondo l'interpretazione, diciamo, più quella normativa, è stata fatta con regolamento. Però non stiamo spostando la data, spostando la decorrenza, per cui però il segretario ha maggior potere. Allora, questa è la modificazione contro le correnze, però per una maggiore precisione nel modificare il termine di decorrenza della decisione con la legge, per dire che non è decorrenza 1-1, ma è 1-1, in più nella delibera potete anche dire, posso vedere, l'ho fatto la delibera, lo posso fare anche durante il Consiglio Comunale, confermando lo stesso contenuto della delibera, approvate anche il regolamento, che in sostanza è dire regolamento articolo 1, si aumenta la liquida allo 0,8%, punto. E questo è l'intesa di faccio, è già installata, però siccome la legge dice che va applicata aumento con regolamento, quindi con regolamento si intende anche l'edizione per il comune di Guardavalle del primo gennaio è applicato il 2038. Come si sa, se l'aveva approvata con allegato il regolamento. No. E quindi non è già fare il legittimo la delibera, se non c'è che sia la delibera a parte, approvata con la piazza con la tassa, non ci sarà con la delibera. Dovrebbe essere la delibera precedente a questa, però dovrebbe essere approvata regolamento e poi approvata la tariffa.
Nell'ambito della discussione poi questo lo potete decidere, non è che dovete confermare tutto quello che c'è nelle delibere del commissario, come a limite nella stessa misura costruzione del commissario. Se volete integrare questa, diciamo, per fare una delibera fatta un pochino più rispettosa della norma, se lo potete fare, poi ovviamente voi decidete. Perché io so che il ministero a volte quando vede queste delibere senza un aumento di bisogno di delibere, senza non è successo fuori il bonus, poi non viene dalla pubblicazione, no, mi devi mandare il regolamento. Mi è successo non più di una settimana fa al comune di Borgia, dove abbiamo il comune situale approvato la commissione comunale di Libra, l'ha aumentata, però il regolamento non è stato legato e nella pubblicazione hanno voluto la copia del regolamento. Ma noi potremmo dicendo la data, costamente la data, è corretto. Però posso fare, che serve per fare un emendamento o comunque un'integrazione? Posso proporre in corso di consiglio? Allora, consigliere, scusate. All'interno di questa delibera proporrei di specificare sia nella premessa che nel deliberato di identificare la ricorrenza e quindi l'efficacia partirà dal 1 gennaio 2013, nello stesso tempo di confermare per l'anno 2013 l'aliquota addizionale IRPEF allo 0,8 con allegato regolamento. Il regolamento non è altro, deve specificare l'aliquota che verrà applicata, non ci sono esenzioni, lo diciamo adesso, quello che per come è stata applicata fino ad oggi, quindi non andiamo a modificare niente, per evitare problemi con l'agenzia delle entrate, anzi col sito del federalismo fiscale, perché poi quando vai via email parlando per inviare, ti chiederanno spiegazioni in quale rigo della pagina è scritto il regolamento. Questo succederà, non si tratterà di altro. Quindi per evitare specificheremo in modo chiaro nella delibera che verrà specificato che la liquida verrà approvata col regolamento. Punto. E vediamo di convocare magari la consiglio sui suggerimenti della poi vi darò lettura del questo regolamento, sono tutti uguali. Ah, quindi Ole, poi per favore fare, allora, perché secondo me c'è il regolamento approvato l'anno scorso sull'addizionale inter, vedi magari l'avranno fatto in giunte come è fatto col consiglio, secondo me ci deve essere inter. Altrimenti c'è quello del 2011, non è la cosa fatta. Grande chiesa, prego la domanda. Sì. Legata alla norma? No. Perché si dice? Normalmente la norma fa evoluzione. Se volete io vi do lettura di questo regolamento tipo che va bene per tutti i comuni, basta cambiare la liquida e tanto sono tutti standard. Se volete. Ma è stata aumentata, dai. È rimasta confermata. No, 0, 0, 0. Quindi non si tratta di solo di specificare bene. Quindi come abbiamo detto il quarto punto, magari potete prima votare che l'attivazione delle delibere verrà fatta singolarmente, se volete questo viene votato, dato che l'avviso costituzionale prevedeva soltanto 6 punti, sì, per il quarto punto è raccolpato, converrebbe votare. Questa modalità di votazione delle singole delibere con una tecnologia diversa. Sono sarebbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 15 no, Mario, la 15 no, la 15 la 16, la 16, 14 e la 6. La 15. Segretario, scusi, chiederei che venisse scritto di votare singolarmente le libere per delibere. Senza mettere che poi dice non c'è, no? No, non c'è, c'è soltanto. C'è soltanto. La 13 avete la tasso di persone scuola delle pubbliche, la 14 delle pubbliche, la 16 è una rettifica della delibera numero 10 del 4 2013. Rettificando la 16. Allora, dalla 4 in poi farete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votazioni, singolarmente voterete ogni volta un tipo di tributo da mettere. Quindi votate questa modalità di votazione. Sì, votiamo per la modalità di votazione.
interpretazione si all'unanimità, sì. La dichiarata in mente esecutiva anche questa? Sì. All'unanimità? All'unanimità. Sì. Quindi si procede con la prima. Ok. Una domanda. Noi in effetti a posto, sì. Come no? No, tanto sì, si sente. Cioè noi soltanto approviamo quindi il discorso della data, quindi no, gennaio, 1 gennaio, per quanto riguarda poi le tariffe che dovranno essere applicate, stabilite, eccetera. Rimangono confermate tutti, poi le dall'anno 2013, dato che ormai siamo al consuntivo, non si possono modificare, rimangono quella. Dall'anno 2014 possiamo... Noi le tariffe diciamo solo che le date sempre stabili. Salviamo il 2013. Fino alla 31 dicembre 2013. Quindi c'è l'impegno della Commissione per andare poi casomai a rivedere su alcune tariffe. Io ho fatto una premessa, voglio dire, da parte dell'amministrazione, premesso che andremo a modificare la data di decorrenza, quindi l'efficacia di queste delibere, pur mantenendo le stesse tariffe, per l'anno 2, perché in effetti non potremmo oggi andare a modificare il discorso relativamente al 2013, fai di capire questo, perché siete più esperti di me. Posso? Faccio questo che... Il consigliere pur ogni tanto cerca, come dire, non ho capito la domanda, anche se sono convinto che Sara ha già risposto. Ad oggi noi non potremmo modificare a riduzione quando siamo in uno stato di dissesto finanziario, ad oggi. Quindi non possiamo modificare, quindi applicare se non quelle delibere fatte dalla precedente amministrazione. Dopodiché l'amministrazione ha preso impegni con la gente di finanza. Al di là di quello che succederà dopo altri 3-4 punti, quindi quando andremo ad annullare il dissesto finanziario, si è impegnata a ritoccare, a rivedere le tariffe, in quanto cercheremo di ridurre in ogni caso il costo dei vari servizi affinché ci sia una riduzione del costo, di conseguenza una riduzione del pagamento della tariffa, perché oggi, nel 2013, ad oggi purtroppo tutte le tariffe devono avere il costo, la copertura del costo al 100%. Quindi per avere la copertura al costo al 100%, l'ho spiegato anche prima, se costa 100 i cittadini devono pagare 100, considerato che siamo in uno stato di dissesto. Oltre allo stato di dissesto c'è la nuova aliquota TARES che andrà a finire il 1/12/2013, dove obbligatoriamente ci deve essere la copertura del costo al 100%. Quindi è l'impegno dell'amministrazione, oltre a ridurre i costi, a razionalizzare i costi per avere una riduzione delle tariffe, si impegnerà successivamente, adottando la delibera di annullamento di dissesto, e quindi non essendo più in uno stato di commissariamento, e quindi essendo in uno stato di gestione normale, ritorneremo in una situazione di democrazia consigliare, nel senso che il Consiglio deciderà in base alle risorse finanziarie, in base a quello che i bilanci ci permetteranno, e questo sarà compito della politica e dell'amministrazione, andare a trovare tutte le soluzioni al fine di ridurre i costi. L'impegno dell'amministrazione, l'abbiamo già detto precedentemente, sarà quello di andare a rivedere tutti i costi di tutti i servizi, ma non peraltro abbiamo fatto questi sacrifici, questi sforzi ormai da mesi per arrivare all'annullamento della deliberazione del dissesto finanziario, per andare incontro a tutte le varie esigenze dei cittadini e quindi a poter ridurre quello che è il costo del servizio. Chiaro? Non so se posso. Sì, sei stato chiaro, ma io non ho capito e vorrei spiegarmi meglio. Posso. Il video sindaco è stato chiarissimo, forse sono io ad avere difficoltà a capire. Due aspetti volevo pensare. Uno, capisco bene che per quanto riguarda il discorso IMU, servizio idrico, TOSI, pubblica, affissioni, eccetera, eccetera, il discorso va perché ci stanno dei servizi che il Comune comunque deve garantire e il costo deve essere al 100%, perché ormai il dissesto è già. Hai già capito? Aspetta, perché sono due domande da fare. Uno, per quanto riguarda invece il discorso diritti di segreteria oppure tariffe per quanto riguarda onere di urbanizzazione, quindi rispetto sia al costo di costruzione, che comunque è un fatto assodato in quanto il costo viene indicizzato con l'indice criminale adeguato, ma per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, come voi sapete, con la delibera numero 16 e prima ancora con la delibera
numero 14, se ve lo bene, no, con la delibera numero 10 e poi modificato con la 16, in effetti le tariffe per quanto riguarda l'onere di manutenzione sono state aumentate da 1,30 euro circa a 12 euro, manutenzione primaria e secondaria. Il discorso onere-urbanizzazione, il discorso adeguamento non è oggetto di copertura di servizi, di conseguenza non c'è un costo. Mentre noi sappiamo che per la spazzatura, per la tarsa c'è un discorso di 600 euro, come abbiamo già detto in precedenza, e quindi il Comune deve fronteggiare al 100% quella spesa, e di conseguenza le tariffe devono essere quelle, sanno che non siamo che andassi in politica oppure si riducono i costi, e quindi ho capito perfettamente. Ma in questo caso non c'è un costo che il Comune deve affrontare obbligatoriamente. Queste tariffe perché non vengono modificate? La prima domanda. La seconda, aspetta, chiedo se è detto poi. La seconda, è vero che c'è questo discorso di essere che al punto poi numero 6, no, giusto, no, numero 5 c'è l'annullamento. E se noi eventualmente, visto che sicuramente la maggioranza voterete, sarà l'annullamento del dissesto, no, la dichiarazione del dissesto. Perché non è stato fatto a questo punto, cioè al numero 3, cioè al numero 4 si annullava, dopodiché annullando la delibera si poteva in questa sede con un punto successivo o in altra sede successiva modificare anche la delibera, anziché modificare solamente il discorso della data, quindi dell'efficacia, modificare anche il discorso della tariffa in sé. Quindi sono delle domande, no, forse non sono stato chiaro. Rispondo io un attimino al consigliere Burri. Per quanto riguarda questa decorrenza delle tariffe al 1 gennaio 2013, noi ci stiamo rifacendo a quanto è la comunicazione del Ministero, che non possono avere efficacia retroattiva e quindi perché vanno contro l'attività e quindi da questo punto. E quindi passiamo al 1 gennaio 2013. Poi dal 2014 ci impegniamo a, dopo l'annullamento del dissesto, tra un mese, quindi a rimodulare tutte quante le tariffe a modo suo, ma anche per una questione di equità. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione che sono aumentate del 1200%, come ha detto pure, per una questione di equità, non è che per un mese adesso dobbiamo andare a rettificare, perché fino adesso sono state pagate con quella tariffa là. Quindi concludiamo il 2013, dal 2014 se ne parla magari per tutti quanti. Per questo quindi soprattutto per una questione di equità, non è che andiamo a rettificare per 45 giorni che non possono avere neanche efficacia retroattiva, perché se qualcuno ha fatto un'urbanizzazione due mesi fa ha pagato, ha aumentato del 1200%, adesso in questi giorni, quindi concludiamo il 2013, perché già adesso vediamo come pure il bilancio di previsione 2013, dal 2014, quando siamo fuori dagli stessi, iniziamo a lavorare per quanto riguarda tutte le tariffe. Sia per la riduzione di queste tariffe, come abbiamo già detto Peppe, con la riduzione dei costi dove c'è per esempio per la TARES la copertura, sia per tutte quante le altre tariffe, lavorando soprattutto sulla lotta all'evasione. Vorrei fare solo un appunto per quanto riguarda la TARES. È cambiato qualcosa, l'importante è la lotta all'evasione per quanto riguarda la TARES, perché con la copertura adesso del costo integrale al 100% bisogna andare a scovare quelli che dichiarano meno metri quadri, perché con la copertura al 100% chi non li dichiara li devono pagare gli altri se quello è il costo. Invece prima, quando non c'era la copertura al 100% ma c'era al 40%, anche al 50%, ognuno pagava per i metri quadri suoi, perché quello che incassava il comune era la copertura del 40%, 50%, 60%. Adesso con la copertura al 100% l'ufficio tributi, quindi anche l'unione dei comuni che noi siamo associati a consigliare, abbiamo affidato la gestione dei rifiuti, deve lavorare tanto per la lotta alla scuola. Per quanto riguarda l'altra domanda, il discorso dei posticipari, le tariffe a dopo la dichiarazione di annullamento. L'ho detto, noi per l'anno 2013 manteniamo le tariffe del commissario, perché ormai siamo quasi a consuntivo, siamo a novembre, ci impegneremo dall'anno 2014 a rimodularle tutte in base anche alle esigenze di bilancio. Non c'è il nome, il segretario, la riduzione, eccetera.
la decisione vostra. Passiamo alla votazione. Facciamo quindi una votazione singola per ogni delibera. Sì, quindi la numero 4 del 4 febbraio 2013, approvazione aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria IMU da applicare nell'anno 2012. Passiamo alla votazione, chi è favorevole per alzata di mano? Quindi all'unanimità. Poi votiamo invece sì, per la numero 5, servizio idrico integrato anno 2012. Votiamo per chi è favorevole. Quindi all'unanimità. Votiamo per la delibera numero 6 del 4 febbraio 2013, addizionale comunale IRPEF aliquota anno 2012. Votiamo per chi è su questa io se volete vi do lettura del regolamento, la delibera, ma se per il discorso che ho anticipato il regolamento tutti uguali, quindi la lettura tanto soltanto un riferimento normativo. Allora, articolo 1, oggetto e finalità. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 97-446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota addizionale sul reddito delle persone fisiche, di cui l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 98, numero 360, dell'articolo 1,11 del decreto legge 13 aprile 2011. Numero 138, convertito con modificazione della legge 14 settembre 2011, numero 148. Articolo 2, disciplina. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 1998, numero 360, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota addizionale dall'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per soggetti in possesso di specifici requisiti statutari. Articolo 3, soggetto passivo. Soggetto attivo. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale alle imposte sul reddito delle persone fisiche è il comune di Guardavalle e l'applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti. Articolo 4, soggetti passivi. Sono applicati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune di Guardavalle alla data stabilita dalla normativa vigente. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili e riconosciuti ai fini dei tali imposti ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Articolo 5. Determinazione dell'aliquota. La variazione dell'aliquota dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non precede la misura massima stabilita dalla legge. Per l'anno 2013 l'aliquota dell'addizionale è stabilita nella misura dello 0,8%. L'aliquota di quel punto 2 si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge. Il termine per l'adozione dell'aliquota addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito ai fini della procedura del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 31 maggio 2002. Articolo 6. Esenzioni. L'addizionale imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di euro, e qui potete confermare quello che ha stabilito la Commissione, che aveva stabilito al punto 2 della delibera numero 6, sono d'accordo. Allora, di confermare l'esenzione dell'imposta per quei cittadini in possesso di un reddito annuo non superiore a 7.500 euro, per cui viene confermato questo dato, quindi se il reddito imponibile complessivo del reddito di imposta non supera l'importo di euro 7.500. La delibera diceva confermare l'esenzione dell'imposta per quei cittadini in possesso di un reddito annuo non superiore a 7.500 euro. Quella è la nota che sta a livello di legge, insomma, quindi viene confermato questo. Questo comune, da questo strappato di regolamento, aveva messo 10.000 euro, si poteva questo riservare per variare. Se il reddito imponibile supera. L'anno prossimo. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comune l'addizionale calcolata applicando l'aliquota del cui articolo 5, quindi l'8%, 0,8%, al reddito imponibile complessivo. Articolo 7, versamento,
Abbiamo seguito il versamento tradizionale di imposta sul reddito di persone fisiche, effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1,4 del decreto legislativo 28 settembre 98 numero 360 e dall'articolo 1,104 della legge 27 dicembre 2006 numero 296. Articolo 8, funzionario responsabile, con propria deliberazione ha raggiunto comunale nomina un funzionario per la gestione tradizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Articolo 9, disposizioni finali, per quanto non previsto dal regolamento si applica le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Le disposizioni del regolamento entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2013. Quindi questo regolamento viene allegato alla delibera di approvazione della tradizionale comunale per l'anno 2013. A questo punto possiamo aggiungere il responsabile dell'ufficio finanziario, il nome del responsabile uguale. Dobbiamo comunque passare alla votazione, quindi votiamo per chi è favorevole. All'unanimità. Passiamo poi alla votazione della modifica della delibera numero 7 del 4 febbraio 2013, tasso di occupazione suole e aree pubbliche anno 2012. Quindi passiamo alla votazione a chi è favorevole, all'unanimità. Votiamo per la numero 8, imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni anno 2012. Votiamo per chi è favorevole, all'unanimità. Votiamo per la numero 9, attività delle entrate proprie senza articolo 251, decreto legislativo 267/2000, direzione scolastica anno 2012. Votiamo per chi è favorevole, all'unanimità. Per la numero 10, aggiornamento oneri per iniziazioni primarie, secondarie e costo di costruzione dovuti per il rilascio dei permessi di costruire per le denunce di attività. Votazione per chi? Io sono contrario. Un attimo. No, sulla delibera numero 10 il mio voto è contrario, perché ritengo che, prendendo atto di quella che è la situazione in generale e ritenendo che l'organizzazione non si riferisca a un servizio che comunque il comune deve garantire, ma sono delle entrate che comunque vanno spese per realizzare opere di organizzazione, ritengo che, a parte il discorso della decorrenza, che ritengo sia giusto, prendendo anche altro conto del Ministero, perché c'è riferimento a quello del Ministero, credo che a questo punto, oltre il discorso della decorrenza, quindi l'efficacia che dovrebbe essere dal 1/1/2013, ritengo che si poteva applicare già in questa sede una legge, perché si poteva modificare, perché non corrisponde a nessun canone relativamente al servizio. Per questo motivo il mio voto sarà contrario a questa legge. Brevemente, non condivido questa posizione del consigliere Pugli, perché nonostante da parte degli assessori, degli amministratori che sostanzialmente da mesi si sono dedicati a questa vicenda, hanno spiegato qual è la situazione attuale, quello che stiamo facendo questa sera non è altro che provvedere a quello che deve avvenire. Io penso che questa notizia che avete in campo stasera consigliere Burri lo fa per smarcarsi, ma deve capire il consigliere Burri che questa sera non è possibile fare quello che lui desidera, ma non che lo desidera lui, perché lo desideriamo noi, lo desideriamo tutti, e che perché siamo qua questa sera non ne parliamo di responsabilità, perché noi abbiamo intenzione di lavorare, ma insomma un attimo di autocritica per quello che è successo qualche per arrivare a questo punto forse è servito, ma non è questo il momento, né abbiamo intenzione di discutere di questo. Però voglio dire, noto una contraddizione in quello che dice, perché noi tutti desideriamo. Se vuoi, personalmente, sono stato il primo ad essere convinto, c'è una piccola scia a pagare tre volte in più, perché non potevo aspettare. E quindi figurati se io non sono d'accordo nel ridurre, perché significa non un fatto personale, non so che cosa è successo, ho dovuto fare per la casa, ma sicuramente ho dovuto pagare per conto quello che serviva, visto che c'era questa delibera del dissesto, insomma,
di cui io sicuramente non sono responsabile. Certamente non è il momento della discussione, però mi pare una contraddizione, perché qua questa sera si sta decidendo, si sta facendo, però appuntamento dopo. Secondo me è uno dei consigli comunali più importanti degli ultimi vent'anni. Non so se nella gente, nella popolazione passata, questa percezione. Perché quella che questa amministrazione e il lavoro soprattutto in questi mesi dell'amministratore ha portato a questo consiglio comunale è soprattutto un lavoro prepotente che viene prima di poter poi andare a rivedere il discorso delle tasse, degli oneri di urbanizzazione, eccetera, eccetera. In questo momento trovo contraddittorio quello che dice, perché dice si poteva fare anche da stasera. E io credo che non si può fare in questa sede, questa sera, in questo consiglio comunale. Ma probabilmente, sicuramente tra qualche settimana questa amministrazione si adopererà per farlo, ma per farlo nei momenti giusti e nei momenti previsti dalla legge. Quindi io credo che serve un attimo di stare con i piedi per terra rispetto a quello che sta succedendo, a quello che dovrà succedere e alle speranze di andare a metterci di nuovo in cammino come amministrazione, perché quello degli oneri di organizzazione è sicuramente una delle cose più pesanti a cui l'amministrazione tiene di più, perché non è la tassa dell'acqua che tu paghi una volta, ma è anche l'opportunità di creare lavoro, di creare momenti di investimento. Perché se non si crea possibilità di investire, di creare lavoro, che riparte un attimo l'edilizia, non dico come ai tempi del boom, ma se non parte l'edilizia è chiaro che il lavoro in questo paese sarà estremamente, estremamente carente. Quindi credo che è contraddittorio, giusto per sottolineare questa contraddizione, perché è il nostro interesse, l'interesse dell'amministrazione ad arrivare a quello che dice fuori. Cosa che non si può fare stasera, ma che si farà in seguito, dopo questo consiglio comunale. Passiamo alla votazione di libera alzata di mano. Chi è favorevole? Votiamo invece per la delibera numero 11, approvazione tabelle di diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del comune anno 2012. Votiamo per alzata di mano, perché va bene. Il voto vale il discorso fatto prima, e aggiungo, il dottor Tesco ha parlato di niente, però non ha spiegato perché non si può fare in questa sede. Mi pare che non sia nessun impedimento, se cioè, in effetti noi parliamo non di tariffe che devono soddisfare un servizio per il quale sappiamo qual è il costo di concerto di fronteggiarlo al 100%, ma parliamo di somme, di denaro che si pagano senza del fronte necessariamente ad una somma già stabilita o comunque vincolante. Non essendoci somma vincolante a cui fare riferimento, perché anche in questa sede non mi pare di aver capito che stanno degli impedimenti sul piano della legittimità, quindi questa delibera si poteva tranquillamente fare anche stasera. In effetti non c'è un costo obbligato, un costo già definito, un costo che sappiamo, il comune spende X e deve recuperare X per fronteggiare al 100%, come giustamente diceva l'assessore Caristo, quel costo. Però non ci stanno dei costi, sono delle entrate che i cittadini devono pagare e di conseguenza si possono tranquillamente ridurre, anche con efficacia da oggi, certamente non dal 1 gennaio, è chiaro, no, ma sicuramente con efficacia da oggi. Certo, se bisogna farlo poi a gennaio non sarà penalizzato chi eventualmente andrà a pagare nel mese di novembre o casomai a dicembre per ottenere un permesso a costruire o comunque i diritti di segreteria relativi. Quindi non mi pare che lei di impedimento legislativo, per cui questo tipo di leggi si poteva già fare da questa sera, quindi non solo sulla data ma anche sull'efficacia, quindi sulla variazione riducendo che sono imposte. Non voglio la delibera da fare nulla meno per fare questo. Vieni un attimo più tardi. E quale vuole? Quella volta è un po'. No, non è buono.
ora cerco di riportare la discussione un po' a quello che è l'ordine del giorno, perché qua stiamo parlando di cose serie e di prescrizioni che sono previste e imposte non dal Consiglio Comunale o dai Consigli Comunali. Per prima cosa noi dobbiamo annullare e comunque dobbiamo annullare l'annualità 2012 come imposto dal Ministero, come primo punto. Dopodiché, finché non ha efficacia, quindi che può produrre effetti, l'annullamento del dissesto, non possiamo toccare nessun tipo di delibera. Fatto questo, oltre all'aspetto anche un po' di essere giusti con tutti i cittadini di Guardavalle, non ha senso, perché gli effetti li produrrebbe questa riduzione degli oneri di organizzazione tra qualche mese, quindi siamo a fine anno. Noi ci impegneremo che dal 1 gennaio 2014, quindi dal 1 gennaio, andremo a ridurre tutto quello che non riguarda i costi dei servizi essenziali e comunque anche i costi dei servizi essenziali, per come i tempi tecnici ci daranno la possibilità. Detto questo, non è giusto in questa seduta, considerato che abbiamo un argomento importante tale da modificare quelli che sono gli aspetti sociali ed economici del Comune di Guardavalle. Quindi, per rispetto dei cittadini di Guardavalle, non è giusto un po' raggirare, e comunque strumentalizzare la seduta di questo Consiglio Comunale e quindi strumentalizzare questo atto di deliberativo che riguarda gli oneri di urbanizzazione e quindi far capire ai cittadini che ci poteva essere un impegno maggiore rispetto a quello che si sta facendo. Io cerco di dare e invitare tutti i consiglieri comunali e poi sicuramente tutti i cittadini, tutti gli operatori a rientrare in un senso di responsabilità, perché noi stiamo facendo un atto che forse è più grande di quello che il Consiglio Comunale di Guardavalle poteva pensare che potesse succedere in tutta la storia del Comune di Guardavalle. Quindi cerchiamo di concentrarci al fine di eliminare un atto che era devastante per il Comune di Guardavalle. Fatto questo, abbiamo la capacità, la possibilità, l'umiltà di ragionare con i cittadini, con i consiglieri di minoranza, considerato che già sono stati contattati su questo punto, ci siamo già confrontati dall'assessore dei lavori pubblici, quindi da membro della maggioranza con la minoranza, che è giusto e doveroso ridurre questa delibera, ma non dobbiamo fare le cose in fretta al fine di arrecare più danni di quelli che andremo, o più danni di quello che è stato fatto per la fretta di questi anni, insomma, diciamo così, non voglio andare oltre. Quindi è opportuno, giusto ed efficace modificare qualsiasi tipo di atto amministrativo dopo che l'annullamento della delibera sul dissesto produce effetti. Quindi non cerchiamo di strumentalizzare, non è la serata, non è l'umore adatto, e quindi torniamo ai lavori del Consiglio di Monti Comunale, perché abbiamo dei punti ancora importantissimi. Non so se lo posso fare, ma un contributo alla discussione, giustamente per avere, diciamo, dati possibili. Il discorso delle tariffe, è vero che con il disegno obbligatorio l'aumento delle tariffe, però con il piano di riequilibrio che forse sicuramente tra qualche momento andrà a ricorrere, prevede la facoltà di aumentare le aliquote e delle tariffe, non fa distinzioni tra delibere relative a tariffe relative a servizi, a coperture, quindi tutte le delibere relative a tariffe e aliquote c'è la facoltà di aumentarle. Questa facoltà è legata a un fatto molto importante, cioè se il Consiglio Comunale decide di aumentare le tariffe, quindi in questo caso confermare tutte le tariffe della Fondazione straordinaria, in sede di riequilibrio può cedere al fondo di rotazione, quindi può cedere dei benefici per far fronte ai debiti che gravano sul Comune di Guardavalle. Altrimenti, se non esercita questa facoltà, sicuramente non potrà ricorrere, qualora dovesse essere necessario, a questo fondo di rotazione. Per cui è un beneficio, è uno sforzo che state facendo, vuol dire che sicuramente vi darà la possibilità, se ci sarà ovviamente la necessità, di ricorrere al fondo di rotazione.
del Ministero. Quindi passiamo alla votazione per chi è favorevole. Quindi sono voti che... Passiamo alla votazione poi della delibera, della modifica della delibera numero 12, aggiornamento canoni patrimoniali. Votiamo per chi è favorevole. Di unanimità. Votiamo invece per la modifica della delibera numero 13, tasso occupazione. Tasso occupazione suolo e aree pubbliche. Votiamo per chi è favorevole. All'unanimità. Votiamo per la numero 14, canone occupazioni suoli e aree pubbliche. Votiamo per chi è favorevole. All'unanimità. Votiamo per la numero 15, autorizzazione impegni di spesa. No, no, la 16. La 16, sì. Che è la rettifica della 10, no? Sì. Rettifica del libero consiglio comunale numero 10 del 14 febbraio 2013. Votiamo per chi è favorevole. Allora so. Votiamo chi è favorevole. Sei favorevole o no? Allora, no. Passiamo invece adesso al quinto punto dell'ordine del giorno. Annullamento della delibera del commissario straordinario numero 2 dell'8 gennaio 2013, avente ad oggetto la gestione finanziaria esercizio 2012, dichiarazione dello stato di dissesto e relazione sul punto il sindaco. Buonasera a tutti, saluto il sindaco Vittorio Di Ruggero, l'avvocato Pitaro, per la sua presenza qua insieme a noi, la stampa, i cittadini, insomma un po' a tutti. Sapete da quale punto siamo arrivati adesso? Sempre quinto rimane o no? Normalmente è quinto. Ma no. Allora, diciassettesimo. Diciassettesimo. Sì. Annulliamo il diciassettesimo. Vabbè, non è il numero 17 di solito che ci porta male, però per la nostra comunità oggi porta bene. Porta bene. Allora, questo punto all'ordine del giorno arriva finalmente alla discussione del Consiglio Comunale dopo 5 mesi dall'insediamento della nostra amministrazione eletta il 26 e il 27 maggio. 5 mesi di passione e impegno totale da parte di tutti gli amministratori che hanno rispettato uno dei punti essenziali del nostro programma amministrativo, che era quello di seguire con attenzione la problematica del dissesto e seguire ogni tipo di percorso per cercare di annullarlo se c'erano le condizioni per farlo. Voglio ringraziare il grande lavoro che hanno fatto gli assessori Antonio Scolere e Peppe Calisto, il responsabile finanziario, il ragioniere Mario Landò, i tecnici esperti e i consulenti tecnici che hanno collaborato insieme a noi, ai responsabili finanziari del Ministero dell'Interno di Roma, i quali hanno ricevuto con professionalità e competenza i nostri assessori e il ragioniere Landò per valutare i presupposti dell'annullamento del dissesto. Prima di passare la parola ai nostri assessori farò una breve cronistoria per facilitare a tutti il lavoro fatto fino ad oggi. Il sindaco uscente, l'architetto Giuseppe Tedesco, presentava le proprie dimissioni dalla carica di sindaco il 12 ottobre del 2012 e tale atto determinava lo scioglimento del Consiglio Comunale in carica e conseguentemente il Comune di Guardavalle era amministrato e gestito dal commissario prefettizio dottoressa Costanza Pino, nominata dal prefetto di Catanzaro. Non veniva approvato il bilancio di previsione esercizio 2012 e conseguentemente non si consentiva al Comune di Guardavalle
di poter fare ricorso alle procedure di riequilibrio finanziario ex articolo 243 bis del testo unico degli enti locali, e si procedeva pur in assenza dei presupposti richiesti e voluti dall'articolo 244 del testo unico a dichiarare il dissesto finanziario. Con delibera commissariale numero 2 dell'8 gennaio 2013, il commissario prefettizio dichiarava lo stato di dissesto finanziario del comune di Guardavalle. A fondamento della delibera era posta una relazione e attestazione sottoscritta da parte del responsabile dell'ufficio finanziario pro tempore, contenente una massa debitoria determinata in modo inattendibile e generico, poiché non trovava e non trova riscontro in nessuna delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio, unici e soli debiti che il Comune ha l'obbligo di pagare perché certi, liquidi ed esigibili. Con delibera di giunta comunale numero 55 del 28 ottobre 2013 si dà l'indicazione al responsabile dell'area finanziaria, anche alla luce della comunicazione del Ministero dell'Interno assunta al protocollo del Comune numero 4918 del 15 ottobre 2013, con la quale veniva comunicato che non si era in grado di concludere il procedimento istruttorio finalizzato alla valutazione della validità delle misure disposte anche per la retroattività delle delibere con le quali erano state approvate le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, di effettuare una verifica dei dati contabili. Questo è quello che ci hanno comunicato il Ministero dell'Interno. Dalla relazione del responsabile finanziario, il ragioniere Randò, allegata agli atti del Consiglio Comunale, rappresenta una situazione diversa da quella delineata dal responsabile dell'area finanziaria pro tempore e dalla relazione del revisore, il quale, in sede di contraddittorio e nel parere per ipotesi di bilancio di previsione 2012, aveva suggerito l'adozione del piano di riequilibrio. Da ciò si evince inequivocabilmente che al momento dell'adozione della delibera numero 2 dell'8 gennaio 2013 e dallo stato attuale non vi fossero e non vi sono i presupposti necessari ed essenziali per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente. L'atto deliberativo citato risulta, alla luce delle sue esposte considerazioni di natura contabile, viziato per i motivi di seguito riportati. Numero 1, la violazione degli articoli 244 e 246 del testo unico per insussistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di dissesto. Il Comune di Guardavalle non ha mai ricevuto contestazioni o avvisi specifici dalla Corte dei Conti, organo di controllo sulla legittimità contabile, come dichiarato dalla stessa relazione del revisore dei conti, allegata nella delibera impugnata, il quale ha scritto: allo stato attuale non risultano pronunce della Corte dei Conti per l'adozione di misure correttive nel corso delle procedure ex articolo 6,2 del decreto legislativo 149 del 2011. Il Comune di Guardavalle riusciva e riesce a far fronte ai debiti verso terzi e non era e non è in situazione di insolvenza, e la massa debitoria individuata dalla delibera di dissesto, così come è stato dimostrato nel ricorso giurisdizionale e da quanto poi è risultato attestato dalla dichiarazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria del ragioniere Mario Randò, che è anche allegata agli atti del Consiglio Comunale, è risultata essere inattendibile. Il disavanzo riconosciuto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria si attesta a circa 1.200.000 euro, dei 2.300.000 euro fatta dal responsabile pro tempore di allora, il ragioniere Mazza, cifra che poi sarà certamente nei prossimi giorni, e comunque ci saranno poi i tecnici che spiegheranno meglio i numeri, perché sono addentrati meglio di noi per quanto riguarda la parte finanziaria. Inoltre
I debiti richiamati nella relazione del revisore dei conti allegata alla delibera di dissesto non erano debiti fuori bilancio riconosciuti, così come si evince dalla stessa relazione del revisore dei conti. Allo stato attuale le attività di verifica condotte dagli uffici non hanno determinato la definizione di procedure di accertamento. Il Comune di Guardalalle riuscire riesce a garantire l'assolvimento di tutti i servizi essenziali ai propri cittadini e anche di molti servizi non indispensabili. La violazione dell'articolo 243 bis e 243 ter, sempre del testo unico, poiché lo stato di dissesto autoindotto dall'omissione dell'approvazione del bilancio di previsione 2012 ha provocato l'impossibilità per l'ente di ricorrere alla procedura di riequilibrio e di richiedere l'accesso al fondo di garanzia. L'eccesso di potere per assenza dei requisiti previsti dall'articolo 244 del testo unico, la carenza di presupposti attuali e giuridici per assenza di delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sviamento di potere, la dichiarazione di dissesto non persegue l'interesse pubblico di salvaguardia dell'autonomia dell'ente locale e di tutela anche economica della collettività comunale che a causa del dissesto è stata danneggiata sotto il profilo economico, aumento massimale di imposte, tasse, aliquote, obbligatorio per 5 anni. Lavorativo, il mancato pagamento delle imprese locali, il mancato ricorso al decreto legislativo 35 del 2013 per il pagamento delle imprese, la procedura di mobilità e licenziamento per i dipendenti comunali, il divieto di nuove assunzioni di dipendenti comunali ed esistenziale, la riduzione dei servizi essenziali, l'azzeramento dei servizi non indispensabili, l'impossibilità di finanziamento di opere pubbliche e di lavori di natura straordinaria e ordinaria. C'è stata la violazione del principio di proporzionalità, poiché le risultanze contabili allegate alla deliberazione di dissesto sono del tutto errate e rese in assenza di istruttoria e la cifra da ripianare risulta essere di gran lunga inferiore a quella attestata. La delibera di dissesto finanziario dell'ente ha recato e reca gravi e irreparabili danni ai cittadini tutti, che in special modo nell'attuale periodo di crisi economica sono tartassati dalle imposte, portate al massimo della quota possibile e danneggiati dalla diminuzione dei servizi comunali, ai lavoratori dipendenti dell'ente, sottoposti a procedure di mobilità e di rideterminazione della dotazione organica, e ai creditori del comune, piccole imprese locali e lavoratori residenti nel comune, i cui crediti risultano essere congelati e verranno rinegoziati al ribasso con il commissario liquidatore. L'azione dell'amministrazione risulta essere paralizzata e non risulta effettivamente completamente realizzabile alcuna gestione della cosa pubblica conforme ai principi di una buona amministrazione: efficace, economicità, efficienza, solidarietà, giusta tassazione in relazione alla capacità contributiva personale, tutela della salute e diritto dell'istruzione e dell'educazione, mancato supporto alle associazioni di volontariato e di aggregazione sociale, di assunzione a tempo determinato, di pagamento dei creditori, di accedere a mutui e finanziamenti anche regionali o statali per effettuare investimenti di natura pubblica. A fronte di tali interessi pubblici preesistenti e sopravvenuti, individuati in concreto, e a fronte dell'interesse pubblico sopravvenuto alla rideterminazione dell'azione dell'amministrazione in conseguenza di una delibera illegittimamente adottata e che lede la collettività, è necessario che il Consiglio Comunale annulli la delibera numero 2 dell'8 gennaio 2013. Per i motivi sopra esposti, l'annullamento della delibera dell'8 gennaio 2013 riveste un effettivo, concreto, sopravvenuto e collettivo interesse pubblico. Voglio concludere dicendo, per l'assenza di Nicolino Montepaone, del consigliere Nicolino Montepaone, ci siamo sentiti per telefono e lui condivide il lavoro che abbiamo fatto come amministrazione comunale. E quindi tutto quello che si sta facendo per il bene della nostra comunità lui è d'accordo. Questo mi ha detto di poterlo dire tranquillamente da questo tavolo del Consiglio Comunale. Ci dispiace per la sua assenza perché per motivi familiari non è qua insieme a noi, ma da quello che mi ha detto con la telefonata che ho fatto nel momento in cui
abbiamo ricevuto una lettera per la sua assenza al consiglio, ho chiesto se lui era d'accordo o meno al discorso del dissesto comunale e mi ha detto di sì. Quindi grazie anche a quelle, alle dichiarazioni che mi ha detto Nicolino Mantovani, quindi passo la parola all'assessore Scoleri per andare sulla parte tecnica del punto all'ordine del giorno. Grazie. Allora, io credo che questo sia veramente il punto all'ordine del giorno più importante di questo consiglio, ma credo che questo è un giorno, sicuramente uno dei giorni più importanti per la storia politica di questo, per la storia politica di questo comune, perché noi andiamo ad annullare con questo atto deliberativo una delibera dello stato di dissesto finanziario che pesa, che noi ci siamo trovati addosso da quando siamo entrati qui all'amministrazione, ma che pesa soprattutto sulla testa dei cittadini, che come ho detto l'altra volta nella riunione sui tributi, sulla situazione finanziaria, non si riesce a sopportare. E faccio subito per esempio un esempio dell'accertamento previsto per quanto riguarda il servizio idrico del Tares con i costi al massimo, le riscossioni per il comune diminuiscono, quindi questo dissesto pesa sia sui cittadini che non possono sopportare il peso di questi tributi, sia sul comune che si ritroverebbe con queste tasse tra 5 anni ad andare a dichiarare un nuovo dissesto. Comunque ripeto, questo è un giorno importante soprattutto per la politica, per la responsabilità della politica, perché la funzione principale credo della politica è quella che deve dare risposte alla gente e di tutelare l'interesse collettivo. Noi andiamo in questa direzione. Diciamo, oltre alla relazione del sindaco, vorrei brevemente dire come si è arrivata a questa decisione. Essendo una nuova amministrazione ci siamo trovati quindi questo dissesto sulle spalle, da oltre 2 anni non si fa altro che parlare di debiti, ultimamente anche nella riunione di un mese fa ancora l'ex sindaco dice che, scusate la piccola polemica, che si è dimesso perché i debiti erano insostenibili, e questo ci crede soltanto lui perché lo sanno ormai tutti che come è andata a finire con la passata amministrazione, e quindi ancora il sindaco che ci sono debiti, partendo anche dalle note del revisore che dice che invitava più volte l'ex amministrazione e i commissari a rivedere quei numeri che non sono quelli i numeri, con una delibera di giunta abbiamo dato un incarico al responsabile del servizio finanziario all'analisi della situazione economica e finanziaria qui del comune. Quali sono i risultati? I risultati sono che dal riaccertamento dei residui, quindi residui passivi debiti e residui attivi crediti, si è arrivato a un risultato positivo per il comune di superiore agli 800.000 euro. Questo qua per quanto riguarda residui fino all'anno 2010. Ancora si può lavorare, ha detto il responsabile del servizio finanziario nella sua nota, perché per la maggiore correttezza non è intervenuto sui tributi per quanto riguarda ICI 2008, 2009, 2010 e 2011, in quanto i documenti che abbiamo noi adesso dell'Unione certificati a maggio di quest'anno non erano in possesso del responsabile del servizio finanziario pro tempore ragioniere Mazza. Quindi quel risultato di 839.000 euro circa positivo per comune è destinato ad aumentare, perché faccio un esempio, accertamento ICI 2009 in bilancio c'è 210.000 euro, dai documenti allegati qui a questa delibera la lista di carico dell'Unione è di 250.000 euro, significa che si possono recuperare altre 30.000 euro per 5 anni, altri 150.000 euro che vanno a diminuire quindi il disavanzo, quindi il risultato positivo dal lavoro svolto fin qui dal ragioniere si attesta intorno a 1 milione di euro. Quindi partiamo già da una base che c'è un disavanzo dichiarato dal commissario dottoressa Costanza Pino di 2 milioni e 200 mila euro. Già con questi piccoli interventi il risultato, il disavanzo di amministrazione, parliamo anno 2011, è di circa un
1.100.000, però poi quando andremo successivamente, entro a breve termine, 20 giorni, 15 giorni, ad approvare il consuntivo 2011, vediamo il risultato che esce. Quindi questo per quanto riguarda la situazione di residui. Abbiamo dato anche incarico al responsabile del servizio finanziario di rivedere la situazione dei debiti fuori bilancio, perché il responsabile pro tempore, ragioniere Mazza, affermava che c'era una situazione debitoria di 2.800.000 euro di presunti debiti fuori bilancio. Sempre, se voi sentite, sempre presunti debiti fuori bilancio, perché questi debiti fuori bilancio non sono stati mai riconosciuti. E anche la delibera del commissario parla di circa 2.800.000 euro, quindi non dati certi, quindi si è stato dichiarato un dissesto finanziario con dati presunti. Dal lavoro svolto dal responsabile del servizio finanziario sui debiti fuori bilancio è emerso anche questo, che alcuni c'è l'impegno in bilancio, quindi non sono debiti fuori bilancio, per altri ancora sono delle vertenze aperte per circa 200.000 euro, quindi una vertenza è un potenziale debito, non si può dichiarare un dissesto per un potenziale debito se c'è una vertenza in corso. Altri sono duplicazione di redditi, di debiti, e faccio un esempio: il comune di Guardavalle ha un debito verso la Stillacium di 200.000 euro con impegno in bilancio, il ragioniere Mazza pro tempore ha considerato debito fuori bilancio il credito che un terzo vanta nei confronti della Stillacium ed ha pignorato qui il comune. Quindi in questo caso c'è, noi abbiamo come residuo passivo in bilancio il debito verso la Stillacium e come debito fuori bilancio il debito verso il terzo che ci ha pignorato. Quindi questa è veramente una duplicazione di un debito. Quindi il risultato è che quei presunti debiti fuori bilancio ancora da certificare, da verificare, sicuramente saranno di meno per il lavoro dopo, e questo poi lo vediamo poi quando andremo ad approvare gli altri bilanci e successivamente. Quindi partendo da questo qui, la delibera, oltre ai vizi di legittimità che ha già espresso il sindaco nella sua relazione, ci sono anche, questo è proprio un vizio di merito di quella delibera, perché i dati su cui si è basata la delibera commissariale non erano quelli ma erano altri. Quindi possiamo dirlo e lo possiamo affermare che la situazione del comune di Guardavalle nel suo complesso non è una situazione da dichiarare lo stato di dissesto, perché l'eventuale squilibrio, stiamo parlando di non di debiti ma di squilibrio che va coperto con avanzo di amministrazione, va coperto, ma non è un debito, perché affinché ci sia un debito ci deve essere un creditore, e se c'è un disavanzo di amministrazione, quello possiamo affermare che non è un debito ma che è uno squilibrio. Quindi lo squilibrio del comune di Guardavalle si aggira intorno ai, diciamo, poi vediamo dalle risultanze delle scritture contabili a breve quando andremo ad approvare i bilanci a quanto ammonta questo squilibrio. Ma noi l'attività, detto già, il disavanzo è sicuramente da 2.200.000 della delibera passa a circa 1.000.000 di euro, quindi la delibera del commissario che parlava di 2.200.000 non sono sicuramente quei 2.200.000 e di meno, e quindi c'è proprio un vizio di merito di quella delibera. Ma per dimostrare responsabilità politica, noi non diciamo quindi che il comune di Guardavalle sta benissimo, come abbiamo sempre detto, ci sono dei problemi, cerchiamo di affrontarli. Come pensiamo di proseguire nell'azione amministrativa? Ricorrendo al piano di riequilibrio finanziario previsto dall'articolo 243 bis del testo unico sugli enti locali. Perché quindi diciamo no al dissesto e sì al piano di riequilibrio? Per vari motivi. Il primo motivo è che il risanamento di questo squilibrio, che si potrebbe essere sui 2.500.000, 3.000.000, viene ripianato in 10 anni, con un peso sul comune che è sicuramente meno di quello di un dissesto, che ti vincola per 5 anni con le tariffe al massimo. Quindi il piano di riequilibrio prevede uno spalmamento dello squilibrio di bilancio in 10 anni e non in 5.
sicuramente andremo a risparmiare il compenso del commissario liquidatore, perché sappiate una cosa, l'avanzo di amministrazione che col dissesto che esce ogni anno, quelle cifre vanno direttamente al commissario liquidatore a pagare debiti, ma anche le sue competenze, che si aggirano su 200-300 mila euro, e non direi poco. Si ripiana un anno di bilancio già con la competenza del commissario liquidatore, ma soprattutto per un altro motivo: mentre col dissesto le tariffe sono al massimo, con il piano di riequilibrio l'amministrazione comunale, dice proprio l'articolo 200, può aumentarle, quindi le tariffe vengono modulate, vengono riformulate in base alle esigenze del piano di riequilibrio. Quindi serve, le entrate devono essere 100, si aumenta di un punto e mezzo in base alle esigenze proprio di miglioramento in base al piano di riequilibrio che poi noi andremo ad affrontare. Non è che non ci stiamo inventando tutte queste cose qui, siamo stati da consulenti importanti, ma fino a ieri siamo stati al Ministero, infatti ieri abbiamo avuto appuntamento col direttore proprio della finanza locale al Ministero, dove abbiamo spiegato tutte le motivazioni, abbiamo portato tutti i documenti a supporto di questa nostra delibera e ci hanno detto andate perché siete nella direzione giusta, perché l'articolo 21 octes della legge, la 241 del 90, parla proprio in questi termini: è annullabile l'atto amministrativo viziato da legge. E questo qua, per i vizi sia di legittimità che ha detto il sindaco, sia per quelli veri, noi andiamo tranquillamente in autotutela ad annullare questa delibera di dissesto. Concludo la parte tecnica sperando che questa delibera sia votata all'unanimità, ma soprattutto proprio, ripeto, per la responsabilità che noi tutti amministratori abbiamo nei riguardi della cittadinanza, perché solo in questo modo si può tutelare l'interesse pubblico, l'interesse collettivo e l'interesse anche pubblico del comune. Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo subito al consigliere Burri. Stavo registrando il discorso. Ma guardate, si tratta di un punto molto importante, hanno ragione i consiglieri di maggioranza quando parlano di un fatto estremamente delicato, estremamente serio, perché considerati gli effetti che sta producendo, che potrebbe produrre anche in futuro per i prossimi anni, il stato di dissesto sicuramente crea allarme in tutti noi cittadini, quindi sia noi consiglieri comunali che i cittadini tutti. Io intanto voglio fare una premessa, perché io ho già detto in tantissime altre occasioni che io ero e rimango contro la dichiarazione di dissesto, tant'è che ho sostenuto quando alcuni cittadini hanno voluto presentare quel ricorso al TAR. Io ho condiviso pienamente quella situazione, perché ritenevo e ritengo che era ed è la strada giusta per poter arrivare ad avere un atto annullato chiaramente, che deve annullare chi di competenza, che si ha l'impressione in questa sede che come se fossimo nel far questo e ci volessimo fare giustizia da soli. Intanto c'è una delibera di dichiarazione di dissesto e dove il decreto legislativo 267.000, l'articolo 246, dice che la delibera di dichiarazione di dissesto non è revocabile. Adesso noi parliamo di annullamento della delibera, perché l'assessore Scoleri diceva, ma già l'aveva detto anche in altre sedi, nei vari incontri che sono stati in queste ultime settimane, che in effetti si tratta di non di delibera da revocare, ma delibera da annullare, in quanto si tratta che è una delibera viziata. Guardate, io non sono molto esperto di numeri, chiaramente. La mia presenza qua significa che io voglio fare, come ho sempre fatto, un discorso serio, quindi senza assumere posizioni né strumentali, né tantomeno il dottor Desco non se ne dispiace, perché non è così. La democrazia per questo è bella, perché ognuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e quindi di assumere gli atteggiamenti che gli assumono. Però tu dicevi, non è condivisibile, no? Dico, io posso dire, no? Certo, ma sì, io non sono convinto di quello che tu dici, chiaramente
giustifico la mia presenza e quindi i miei atteggiamenti in maniera anche diversa. Allora, nella delibera numero 2 dell'8 gennaio 2013, la dottoressa Pino, Costanza Pino, ha fatto questa dichiarazione di dissesto, creando quello che tutti quanti noi sappiamo. A questa delibera intanto bisogna dire che ci stanno degli allegati, sia da parte del ragioniere Mazza, il quale, posso leggere, ma credo che tutti quanti voi lo sapete, lui parla di un discorso e quindi lo squilibrio da eliminare nell'arco di tempo di massimo 10 anni risulta in euro 5.266.806,28. Quindi il ragioniere Mazza, che era responsabile dell'area finanziaria in quel periodo, ha fatto questa dichiarazione. Ma io ho conosciuto il ragioniere Mazza, mi è sembrato una brava persona e comunque uno che non aveva, secondo me, interessi a dire o a dimostrare o dichiarare o scrivere numeri che erano diversi da quelli che erano la realtà. Probabilmente si sarà sbagliato, che in effetti l'assessore Scolari dice, è viziato, e poi nel corpo della delibera viene detto che in effetti questi numeri sono contestabili. Sicuramente sì, perché capisco, ho afferrato il concetto quando dice l'assessore Scolari che si tratta per alcuni debiti di averli raddoppiati in quanto un debito verso la Schillaci, ma se poi c'è anche un decreto aggiuntivo che recupera quel debito e lo riporta, è come se venisse calcolato due volte, quindi non sono più 30.000 euro, ma diventano 30 più 40, per poi ai 30 si sommano, e quindi sicuramente ci saranno state delle cose. Però io so, per averlo conosciuto, che lui ha lavorato, d'altra parte in una prima fase che non riguarda quella che poi c'è stata la delibera del dottore Sabino. Noi eravamo parte integrante della maggioranza dell'amministrazione a guida architetto tedesco e Aveschi ha lavorato con una certa serietà, quindi questi numeri io non credo se li abbia inventati, da qualche parte li avrà presi, probabilmente avrà sbagliato, come dice l'assessore Scolari sicuramente ha sbagliato e quindi la delibera è viziata, però intanto ci stanno questi numeri. E quindi parlare di 5.166 un totale di squilibrio da poter ripianare in altri 10 anni, parlare di debiti fuori bilancio per 2,2 o 2,8, per questi numeri in effetti non si è mai capito bene, perché nonostante tutti i ragionieri che abbiamo avuto, un numero definitivo io posso capire che i debiti, se non sono debiti certi con sentenze, cioè perché tra l'altro c'è tutto un discorso di contenzioso, è chiaro che diventa difficile quantizzarli e quindi quantificarli, però anche indicativamente o approssimativamente mi pare che sta cosa non c'è, e neanche nel discorso che oggi fa il responsabile dell'area finanziaria, perché anche lo stesso responsabile, mi pare, ma senza lei tanto lo sapete, per lui da un lato c'è i tempi, dall'altro lato parla di discorso che non ha potuto fare in base ai programmi, dall'altro lato c'è il discorso ICE arriva al 2008 che sono in fase di accertamento, quindi c'è tutto un discorso in però dei numeri certi affinché tutti noi potessimo capire quella che è la situazione debitoria del comune, ancora non siamo riusciti a capire. Io da quello che avevo capito 2 anni fa è che il comune aveva un debito complessivo tra debiti di bilancio, debiti fuori bilancio, eccetera, di oltre 6 milioni di euro. Io avevo sostenuto e l'ho sostenuto con forza che a mio avviso non era una situazione che andava dichiarato il dissesto, perché noi abbiamo alcuni debiti che si tratta non di debiti spiccioli con operatori, con fornitori, con ditte che riguardano, diciamo, aspetti di dimensioni minori, ma abbiamo debiti verso la regione, quindi verso il commissario dell'emergenza ambientale, verso la storica, eccetera. E io ho sempre sostenuto e sostengo che in effetti non poteva essere dichiarato un dissesto del comune per poter pagare i debiti con la regione, perché in effetti sono debiti che abbiamo un pochino tutti quanti lasciato, compreso io, in quei 2 anni e mezzo di sindaco, nel 2001-2003, e quindi c'è una situazione che purtroppo il comune di Guardale, come tantissimi altri comuni, non ha delle entrate e di conseguenza diventa difficile e difficoltoso poter sostenere e fronteggiare quelle situazioni che la regione tra le altre cose vuole. Però a questa delibera non solo c'è questa dichiarazione del ragioniere, quindi responsabile dell'area finanziaria, ma c'è anche la dichiarazione del revisore dei conti, il quale il 7 gennaio chiude dicendo: per le ragioni sopra esposte, dice tutto in un papello che diventa inutile leggerlo, per le ragioni sopra esposte l'ente locale si trova nello stato di dissesto finanziario riguardo all'articolo 243 testo unico, eccetera eccetera. Quindi è lo stesso revisore che attesta che sostanzialmente le condizioni, le situazioni generali del comune hanno una situazione che bisogna dichiarare il dissesto. Io vi ripeto, ero e rimango contrario, però non possiamo non tenere conto di questi che sono atti ufficiali.
Il ragioniere, l'attuale responsabile dell'area finanziaria, oggi fa dei conteggi diversi, per alcuni aspetti li completa, parla di un disavanzo di 800 e più, di un disavanzo giusto, minore disavanzo di 846 milioni di euro, mila euro, e di conseguenza la cosa è un fatto positivo, che in questo modo chiaramente anche riducendo poi con quelle che sono le entrate relativamente ai ruoli ICI 2008 eccetera, quindi è chiaro che in un discorso di piano che si va a fare per riequilibrare il bilancio dei 10 anni è chiaro che la cosa è sostenibile. Io quello che non riesco a capire, quindi a condividere, è l'iter che si sta seguendo. Alcuni cittadini hanno proposto ricorso al TAR per quanto riguarda sta annullamento di delibera di dichiarazione di dissesto. Mi pare, sindaco, diceva che è stata discussa ad aprile, io ricordavo un pochino dopo da aprile, e mo è stata rinviata, quindi si discuteva ad aprile la sospensiva che pare che da parte dell'avvocato che ha fatto il ricorso sia stata fatta la dichiarazione di ritirarsi la discussione della sospensiva e quindi di andare direttamente al merito, che dovrebbe essere il 14 gennaio 2014. Mo dico, in funzione e in considerazione di tutte queste scadenze che noi abbiamo, bilanci consuntivi eccetera, non lo so se era possibile, qualche legale dice che era possibile, non si poteva intanto già da maggio, giugno, da quando ci siamo insediati noi, vedere se al TAR sarebbe stato possibile anticipare la discussione del merito, quindi anziché aspettare a gennaio, motivandola chiaramente, che in effetti c'era tutte queste scadenze di novembre, e quindi farla anticipare di un paio di mesi, di modo che lo stesso TAR si potesse in qualche modo esprimere, se dare o meno, perché entrava in vero, non è più un discorso di sospensiva, ma era un discorso di me, quindi se i ricorrenti avevano ragione oppure no. Quindi questo discorso non mi pare sia stato fatto. Io credo, per come stanno le cose, che in effetti solo il TAR può decidere se annullare o meno quelle, perché io ho l'impressione che noi stiamo abusando, quindi c'è un abuso di potere nel momento in cui noi, anche se non revochiamo, ma andiamo ad annullare la delibera, quando il decreto del 167 dice che non sono annullabili queste delibere. Non revocabile, c'è un dato. Non revocare, sì, ho capito cosa vuoi dire, però io credo, siccome non sono avvocato, io credo che l'effetto che produce la revoca di una delibera o l'annullamento nella sostanza è lo stesso, significa che la delibera in effetti si mette ai pari, in parole povere. Certo, ripeto, io non sono legale, ma da quello che riesco a vedere, l'effetto è quello, quindi o revoca o annullamento, sostanzialmente mi pare cambi poco. Poi c'è un altro fatto. Il Consiglio Comunale viene convocato l'8 di novembre e quindi parla chiaramente di questo discorso di revoca, di annullamento di questa delibera. Il ragioniere, nonostante avesse fatto già tutta la relazione eccetera, deposita il parere, che tra l'altro è positivo, in data 11 novembre, mentre addirittura il revisore, dovrei averlo credo qua agli atti, il revisore anziché esprimersi, quindi dire parere favorevole, parere negativo, parere positivo eccetera, si limita a prendere atto della procedura avviata riguardante l'annullamento della dichiarazione di dissesto, con contestuale ricorso alla procedura di quell'articolo 143 bis del testo unico novellato dal decreto legge 74/2012 convertito in legge eccetera, riservandosi ai fini della sua concreta attuazione a una completa esame di fattibilità del piano di equilibrio finanziario, piano di riequilibrio che dovrebbe ancora essere fatto. Allora dico, ho l'impressione che non sia questa la strada giusta, pur condividendo e essendo compreso le preoccupazioni che ha tutta la maggioranza, ma io assieme al mio gruppo abbiamo valutato un po' le cose, anche se queste ultime carte, quindi i due pareri, sia del ragioniere sia del revisore, noi l'abbiamo davanti ieri sera, ci ha fatto la gentile cortesia l'assessore Scolera a farcela avere, e quindi dico, io personalmente non ho in questo momento la certezza o la tranquillità di poter votare una delibera, quindi dare il voto favorevole, il voto positivo, perché ho l'impressione che ci stanno tante cose che non vanno bene. Di conseguenza io a questa delibera ritengo di dovermi astenere.
assessore Scoleri. Vorrei rispondere un attimino al consigliere Purri per dargli dei chiarimenti. Prima cosa, c'è una differenza tra revoca e annullamento. La revoca significa io faccio un atto, non mi sta bene, con le stesse condizioni me lo ritiro, quello lì è una revoca. Revoco un atto che io non considero in quel momento magari conveniente, eccetera. L'annullamento è quando c'è un vizio. Non è che si può revocare un atto per vizio. Per vizio si annulla, si revoca di spontanea volontà quando un atto non si ritiene conveniente. Quindi questa è la differenza tra revoca e annullamento. Per quanto riguarda poi il fatto dei pareri del responsabile del servizio finanziario, consigliere Purri, per quanto riguarda il parere che vede allegato a questa delibera, questo è il parere tecnico contabile che il responsabile del servizio finanziario, è un atto in più perché poteva soltanto firmare la delibera dietro che parere tecnico contabile regolare. Perché noi abbiamo fatto la proposta di annullamento congiunta al Consiglio in base alla relazione datata 4 novembre, perché se ci deve essere tra gli allegati la dichiarazione del responsabile finanziario che 4 novembre, giorno 8 poi avviene la convocazione del Consiglio, quindi l'iter è chiaro, noi abbiamo dato incarico al responsabile del servizio finanziario, il responsabile del finanziario ha dato una risposta alla Giunta, la Giunta recepisce la relazione, fa la proposta al Consiglio di annullamento e questo è un ulteriore parere del responsabile del servizio finanziario. Per quanto riguarda poi il parere del revisore dei conti, noi abbiamo comunicato al revisore dei conti quando è stato convocato il Consiglio, la lettera di convocazione del Consiglio e tutti gli allegati alla delibera. Il revisore l'ha consegnato martedì perché c'era il fine settimana e mezzo e si voleva vedere i documenti, quindi è un atto allegato alla delibera presente oggi in Consiglio Comunale, protocollato agli atti dell'ente, quindi credo che non ci sia nessun problema. Ma questo già abbiamo parlato ieri al Ministero dove abbiamo portato tutti quanti questi documenti. Hanno visto e detto proseguite nella strada perché state facendo bene. Sì, sì, assessore Caviso. E niente, stasera, come già è stato ripetuto, andremo a concludere un iter che era stato intrapreso nelle piazze, nelle varie discussioni, quello che noi, questa maggioranza, aveva già individuato e indicato che si poteva trovare, il Comune di Guardavalle poteva trovare altre soluzioni per non dichiarare lo stato di dissesto finanziario. Noi col lavoro, col senso di responsabilità siamo riusciti a concluderlo e quindi qua non voglio fare polemiche, non voglio parlare di numeri, non voglio parlare di chi è la responsabilità, di chi ha fatto i debiti, non voglio parlare di tutto ciò, non voglio parlare del parere se è stato consegnato il 7 o se è consegnato l'8 novembre, non voglio discutere se la delibera della precedente amministrazione i debiti erano 2.800.000 o circa 2.800.000 e adesso sono 1.000.000 o sono 900. Voglio discutere di politica, quello che i cittadini a noi ci hanno in qualche modo incaricato, ci hanno dato incarico ad affrontare i problemi di Guardavalle e a volte assumendoci delle responsabilità che vanno al di là del documento e quindi del burocrate, perché i responsabili, i burocrati hanno un ruolo al ragionamento, su ragionamenti, su portata di documentazione. Noi politici dietro quei documenti dobbiamo assumerci delle responsabilità in quanto siamo stati delegati dai cittadini e quindi dobbiamo assumere delle responsabilità a volte anche onerose per noi, per il bene dei cittadini del Comune di Guardavalle, perché per questo siamo noi qua, siamo nei tavoli di questo, da questa parte rispetto all'altra, perché ci dobbiamo, l'incarico che ci hanno dato è quello che dobbiamo gestire il comune, gestire il paese, affrontare i problemi dei cittadini e quindi le nostre responsabilità devono essere molto superiori a quelle di un semplice cittadino o di un semplice responsabile. Quindi oggi io sono orgoglioso di essere stato, come dire, eletto
e quindi nominato a gestire la cosa pubblica, e quindi non ho paura ad assumermi delle responsabilità che potrebbero avere anche effetti negativi un domani. Però oggi siamo convinti, convintissimi, come, e quindi non mettiamo, come dire, la testa sotto la... per non cercare per non prenderci delle responsabilità che non ci toccano. Il consigliere Purri dice che lui è d'accordo affinché non ci sia il dissesto finanziario, ha addirittura votato il ricorso, che l'udienza ancora non è stata, come dire, accertata, non è stata convocata, quindi non sappiamo se questo comune dovrebbe ancora andare avanti per ulteriori, aspettare questa sentenza per 6 mesi, 8 mesi, un anno. E quindi non sa, non vuole assumersi le responsabilità che i cittadini l'hanno delegato. Noi siamo, lui stesso ha detto più volte che i debiti che il comune ha, al di là se sono 1, 2, 5, 10, 100, sono il 90% debiti verso la regione Calabria, dove tutti i comuni in modo normale, anche affrontando e dichiarando di voler pagare, hanno la possibilità di fare le rateizzazioni a 30 anni, senza fare nessuno sforzo. Quindi potrebbero andare al di là del piano di riequilibrio in 10 anni, ma potrebbe fare delle realizzazioni in 30 anni, dove diventerebbe in un modo tranquillo sopportare questo onere. Detto questo, lui dice che non è d'accordo, però alla fine si astiene, non si assume le responsabilità che gli toccano. Noi non facciamo così, mi sono candidato per essere eletto, per poter governare questo paese e assumermi le responsabilità. Noi oggi ci assumiamo delle responsabilità dopo aver lavorato, ragionato il percorso, ci siamo confrontati con persone esperte sia di riequilibri sia di dissesto, quindi con legali, con tecnici, ma siamo andati al Ministero 2 volte, noi siamo partiti ieri sera alle 11, ieri mattina eravamo al Ministero, ieri sera eravamo di ritorno, per rappresentare tutto l'iter che noi stiamo perseguendo, ma non per la paura o perché noi ci stiamo assumendo delle responsabilità personali. Noi ci siamo recati ed essere tranquilli, perché il lavoro non è finito qua. Noi ci siamo impegnata a fare questo atto, ma il lavoro dovrà continuare, perché questo consiglio comunale, io invito un po' tutti i consiglieri, si devono adoperare affinché entro il 30 novembre bisogna approvare il bilancio di previsione 2013, quindi dobbiamo approvare tutti gli atti affinché si possa ridurre l'onere di urbanizzazione che il consigliere Purri citava di poterlo fare adesso. E quindi io invito al consigliere Purri di riflettere, ragionare e aiutare questo consiglio affinché si possa il 29 di novembre approvare il bilancio di previsione e avere tutte le carte in regola affinché dal 1 gennaio questo comune opera nella normalità, sapendo che i cittadini ancora devono sopportare, devono fare gli sforzi affinché noi possiamo riequilibrare quello che è la situazione finanziaria del comune di Guardavalle, che non cambia niente se è 4 milioni, 6 milioni, 8 milioni, perché ci sono comuni come Soverato, Reggio, che hanno milioni, svariegati di milioni, eppure adottano la procedura di riequilibrio, perché è il Ministero che ha adottato e invitato i comuni a rientrare in un senso di gestione più oculata e quindi gli ha dato i mezzi necessari affinché non si dichiari il dissesto. Il comune di Guardavalle, la mia rabbia era che era l'unico comune d'Italia che, senza avere imposto l'obbligo da parte della Corte dei Conti, ha dichiarato il dissesto finanziario. È come se io la mattina che mi fa male la gamba, invece di andare in ospedale, me la taglio direttamente. Quindi era un qualcosa che a me in questi mesi, cioè noi ci siamo dedicati dal primo giorno, abbiamo trascurato tanti altri servizi affinché non da soli, noi abbiamo il nostro legale che è in sala, che ha voluto seguire da vicino, gratuito in questa fase, perché il ricorso al dissesto l'abbiamo pagato noi, non ci saranno incarichi a carico del comune per avere il supporto del legale. Quello è un incarico che abbiamo pagato noi come cittadini ed ex consiglieri. Il supporto dei legali attraverso il comune ce lo dà per la situazione che in qualche modo si è verificata, per dare una mano a questo comune. Quindi non ci saranno gli sforzi
per il legale o per i consulenti che, o per tutte le persone che sono state vicine a questa situazione, perché è diventata una situazione un po', è un caso nazionale. Noi stiamo ricevendo telefonate da sindaci, da amministratori di tutta Italia a capire la materia, perché ci hanno riconosciuto e ci stanno riconoscendo uno sforzo per i piccoli amministratori che siamo, perché fare l'amministratore in un comune di 5.000 abitanti a volte non diventa fare l'amministratore, ma diventa fare l'impiegato, perché dobbiamo sopperire alle carenze degli uffici. E quindi questo passaggio, questo atto che noi andremo a fare è un atto importante per il comune di Guardavalle, che ci rende, come dire, ci inorgoglisce per il fatto che siamo degli amministratori attenti e che vogliamo, anche con responsabilità nostre, delle nostre famiglie eventualmente, ma lo facciamo per il bene del paese. E questa è la politica. Noi in questi anni abbiamo detto che la politica deve ragionare, considerato che ci sono le norme, ma perché dichiarare lo stato di dissesto quando ci sono tutte le condizioni, e quindi non aggravare i cittadini, non avere commissariamenti nell'ente? Che senso ha andare ad elezioni per trovarsi il commissario che è a fianco a me? Non è un ragionamento naturale e politico. Quindi, senza fare polemiche, io voglio invito questo tavolo di lavoro, questo consiglio comunale, i cittadini da una parte di avere un po' di pazienza finché riusciamo a uscire da questo tunnel, da questa cappa, e invito il tavolo, tutti i consiglieri comunali, affinché diano una mano, affinché riusciamo ad approvare tutti gli atti che non sono stati approvati a causa del dissesto. Quindi noi dobbiamo andare a riprovare il consuntivo 2011, il bilancio di previsione 2012, il consuntivo 2012, il bilancio di previsione 2013, sapendo che sono tutti atti che ormai sono datati, noi sono a posteriori, dobbiamo fare delle cose che ormai sono a posteriori. Quindi invece di andare a verificare la data del deposito del sole, che comunque è nella norma, perché la convocazione del Consiglio Comunale può essere fatta anche un mese prima, i documenti basta che siano 24 ore prima depositati per il Consiglio Comunale. Quindi io gli chiedo al consigliere Purri di uscire da questa situazione di non strumentalizzazione, perché sembra lui deve prendere una posizione chiara. Io sono per il dissesto, non sono per il dissesto. Se voglio l'annullamento, non voglio l'annullamento, perché se si deve fidare di una relazione del ragioniere che l'ha visto magari un anno rispetto a una relazione che ha gestito per 5 anni in questo comune, perché una deve essere giusta e l'altra no? Ma io ripeto, non è questo il problema dei numeri, è un problema che noi dobbiamo affrontare, sfidare questa battaglia affinché nel comune di Guardavalle non ci sia il dissesto. Perché non c'erano le condizioni, perché ci sono i mezzi che lo permettono. C'è il DL35 che non è stato attuato, c'è il Fondo di Valutazione Credito che non è stato attuato, c'è il piano di riequilibrio che non è stato attuato. Quindi solo un invito, che a cominciare dal sindaco, che trascuriamo eventualmente qualche altra cosa, ma che ci impegniamo che la sera del 29 novembre in questa sala si approvano tutti gli atti conseguenziali al fine di poter, che vanno al di là ormai del dissesto, ma essere operativi dal 1 gennaio, dare delle risposte ai cittadini, e quindi su tutti i servizi, specialmente sui rifiuti solidi urbani, perché noi dobbiamo combattere la riduzione dei costi e dobbiamo già discutere con i cittadini come affrontarlo, per come abbiamo preso l'impegno in campagna elettorale, e andare a modificare gli oneri di urbanizzazione, tutto quello che è rientrato nella gestione ordinaria dell'ente, dove poi ci sarà una maggioranza e una minoranza, con il rispetto dei ruoli si lavora per il bene del paese. Questo è il punto di stasera, e questo io volevo e invitavo i consiglieri tutti di maggioranza e di minoranza affinché dessero un contributo per la soluzione di questo problema. E questo mi sembra che non è avvenuto per la dichiarazione di voto che il consigliere Purri ha fatto. Perché io pensavo che il consigliere Purri, considerato che è da 2 anni che dice che non vuole il dissesto, che dice che i debiti sono della regione Calabria, che si potevano risolvere in altri modi, personalmente a me detto che se era lui sindaco non faceva il dissesto, ci troviamo nella situazione, nel punto in cui si può annullare il dissesto e avere una procedura normale, e dice non mi sento tranquillo perché la data non è oggi, è domani o è questa e quella. Quindi io non sono di questi posti, io penso che un amministratore si deve assumere le responsabilità al di là se poi non stiamo rubando, non stiamo facendo niente, stiamo annullando una delibera che è illegittima, per vizi di legittimità. Potrebbe anche perché qualche altro pensasse che non è. Ebbene, che succede? Non stiamo rubando niente. Grazie.
Mi sono attentamente il consigliere tedesco. Avevo accennato prima che questo è il consiglio comunale, secondo me, più importante degli ultimi 20 anni. Perché stiamo affrontando e approvando una decisione che riguarda non gli amministratori, non il prestigio, non gli interessi degli amministratori, ma riguarda in maniera prettamente, direttamente, specificamente i problemi della gente, i problemi di un comune che, se deve continuare ad amministrare nel dissesto, tutto sarà difficile, non solo le tariffe, ma anche il costo dello stesso dissesto, e non sono pochi. La tariffa dell'avvocato per quanto riguarda la causa che ha nominato il commissario, ma a nome del comune, noi il ricorso l'abbiamo fatto a nome nostro. Quindi ritengo che nelle forze politiche non c'è in questo momento la consapevolezza di questo importante momento, guardate, perché guardate, credo che una decisione di questo genere è la prima volta che viene in Italia. Siamo due i comuni in Italia che adottiamo questa situazione. Nell'altro comune, che non mi ricordo come si chiama, lo hanno fatto gli stessi amministratori che avevano dichiarato il dissesto, avendo il coraggio dell'onestà intellettuale di dire: abbiamo sbagliato. Questo coraggio intellettuale io nelle altre forze politiche non lo noto, al di là delle dichiarazioni che vengono fatte, ma io non voglio fare un discorso né di polemica né di scontro, perché ogni volta che parlo lo scontro riguarda soprattutto me e la mia persona, come se fosse chissà che. Io ho sempre parlato di politica e di problemi politici, non ho mai nominato le persone, non mi sono mai interessato delle persone, di che cosa facciano. Mi interesso delle posizioni delle persone, perché riferite a un partito e a una coalizione politica, è una coalizione politica. Quindi io ritengo che la prima cosa qua, questo consiglio comunale, io credo da parte di tutta la cittadinanza, dico di tutta la cittadinanza, perché poi le tasse le pagano anche quelli che hanno votato PDL, le tasse le pagano anche quelli che hanno votato l'UDC. E vedi, consigliere Puri, non basta andare a dire che tu hai votato contro l'aumento degli oneri di urbanizzazione stasera, perché se sono aumentati, se staranno aumentati ancora per qualche mese, e perché noi, questa amministrazione, questo sindaco, questa compagine amministrativa, questo esecutivo li ridurrà, no? C'è una responsabilità che non traspare nelle tue parole, perché c'è stato un vuoto in due anni di discussione politica, perché io ritengo, lo dico con grande sincerità, che se la passata amministrazione, che il sindaco, architetto tedesco della passata amministrazione, avesse intrapreso una discussione su quello che voleva fare, che stava per fare e che poi ha fatto, e se gli assessori avessero costretto il sindaco a fare questo in pubbliche iniziative, io ritengo che il dissesto non sarebbe stato fatto, perché il percorso, vedete, è stato tutto qui. E quindi se quell'amministrazione avesse usato l'opportunità di confrontarsi, non con l'opposizione, per cui noi abbiamo fatto l'impossibile, l'inverosimile per dire non al dissesto, noi abbiamo fatto l'inverosimile, ed è quella situazione di forza, che è una decisione politica,
approviamo stasera e continuiamo con la decisione per dire che quella decisione non bisognava farla, non bisognava approvare il dissesto. Scusate, non bisognava approvarla. E io credo con sincerità che se quell'amministrazione, le forze politiche che hanno determinato questa situazione di oggi, per cui noi dobbiamo riparare, secondo me non sarebbe stato fatto il dissesto. Perché avrebbe avuto contro tutta una popolazione, del quale pare che oggi non c'è nessuno responsabile e che questo dissesto sia un po' come caduto dal cielo. Non è così. Io dico che, e invito il sindaco, invito noi maggioranza, che su questo problema, oltre a questo consiglio comunale, bisogna fare iniziative pubbliche. Perché io ritengo che non bastano. Che non bastano le dichiarazioni sentimentali, questo non per fare polemica al signor sindaco nei confronti del consigliere Monteleone, perché io rispetto la posizione, è sicuramente un fatto positivo che lui si dichiara d'accordo, ma è una dichiarazione sentimentale, perché la politica, gli amministratori, chi siede su questa tavola deve parlare con carte scritte. Vedete, ieri è uscito un manifesto che non commenterò né avrò voglia di commentare, sul quale il PDL avrebbe potuto dire che nonostante la non presenza, la impossibilità di non essere presente a questo consiglio comunale, avrebbe potuto fare una nota scritta per dire: noi siamo d'accordo con quello che sta, con il lavoro che sta facendo il sindaco. Sarebbe stata allegata alla delibera di questa sera del nominamento, avrebbe avuto sicuramente non il valore del voto diretto, ma avrebbe avuto, insomma, come dire, una posizione netta e chiara. Come la stessa posizione netta e chiara, io vi invito a riflettere, perché Purri non è una persona che non abbia capacità di lungimiranza e di intelligenza politica per capire che quello che ha detto non sta bene. E che si può tornare indietro anche sulle posizioni, si può tornare indietro, si può riflettere per dire: nonostante i miei dubbi, nonostante le mie perplessità, nonostante tutto quello che si può e si deve fare, c'è un obiettivo supremo che riguarda l'annullamento del dissesto per mettere in cammino questo paese verso la normalità. E quindi c'è bisogno di tutti, non di dichiarazioni sentimentali, né di dichiarazioni contraddittorie. Non siamo d'accordo sul dissesto, ma però poi ognuno prende la via di casa. E questo non sta bene e non è corretto dal punto di vista politico, perché ha ragione Beppe Caristo quando dice: è un consiglio comunale dove bisogna avere il coraggio di assumere posizioni, perché quella che stiamo assumendo noi, una posizione nei confronti di questa popolazione, è una posizione forte, è una posizione politica forte. E per fare questo serve coraggio, e per arrivare a questa determinazione serve lavoro. Serve il lavoro che hanno fatto l'esecutivo, e rispetto a questo lavoro che ha portato a questa conclusione di questa delibera questa sera, serve apprezzamento, apprezzamento vero, sincero e testimoniato, non con dichiarazioni così, sapete, ma anche noi vogliamo dichiarazioni buonismo, disbuonismo. La politica è fatta di altri. Secondo me, probabilmente questo mi porta magari ad essere secondo alcuni polemici, però secondo me la politica, quando si parla di cose serie e quando si affrontano problemi seri, e questo credo che è il problema più serio degli ultimi 20-30 anni che questo comune va ad affrontare, perché da questo problema dipende tutto il resto. Tutto quello che noi vogliamo e diciamo che vogliamo bene al Paese.
credo, e lo dico con grande anche rapporto di amicizia, anche di natura affettiva che abbiamo con Purri, credo che si può rivedere, perché vedi, sarà difficile giustificarla pure questa tua posizione con la lettura del ragioniero, con la lettura andando a vedere le virgole, le punti virgola e tutto il resto, insomma, perché dietro questo, a meno che non si nasconda quella che è la decisione politica, no, noi non vogliamo centrare, fate voi, sta bene anche noi così. L'importante è che ognuno si assuma la responsabilità di quello che si dice, perché non è sopportabile più in questo paese che chi precedentemente ha determinato questa situazione non abbia il coraggio di fare un attimo di autocritica e dire: guardate, probabilmente ci siamo un po' confusi. Perché, caro consigliere Purri, se tu non avessi firmato la delibera del consuntivo, che ancora noi dobbiamo approvare il conto consuntivo, ancora noi dobbiamo approvare il consuntivo del 2011, il bilancio del 2011, il consuntivo del 2012, il consuntivo del 2013, il bilancio del 2013, il consuntivo del 2012, quello del 2003, anni di confusione. E questa decisione del dissesto, se non fosse avvenuta in quel momento, sarebbe stato più semplice. Noi lo sappiamo che sarebbe stato così. Cioè, fare oggi l'annullamento è come scalare il Monte Bianco. E ha ragione Pepe, noi siamo qua per scalare il Monte Bianco, perché questa decisione possa portare beneficio alla popolazione, e se qualcuno ce lo vuole riconoscere, un momento di prestigio al sindaco e chi ha lavorato su questa decisione. Vedi, però pure noi non siamo un'amministrazione, questa non è un'amministrazione che fa le cose così per parlare per sentito dire. Ieri l'amministrazione, nelle persone di Scovelli e di Caris, sono state ricevute dal direttore, il dottor Verde, che si interessa esattamente di questi problemi degli enti locali al Ministero degli Interni. Quindi si sono partiti questo tempo, sono andati a Roma, sono stati lì con la macchina e sono ritornati. Quindi è una decisione che basterebbe questo per dire c'è stato un lavoro, non è una volontà nostra per dire che non bisognava fare il dissesto, non è uno scontro tra decisioni, perché questo ci interessa poco, ma è una battaglia coraggiosa che deve portare questo comune a far uscire da questo tunnel per potersi instradare su una situazione sicuramente di normalità. Dicevo, ed è giusto, io invito il sindaco sicuramente a farlo, perché in questo paese dove l'opportunità di incontrarsi, di ragionare, di parlare, e chi spesso si mette anche a strumentalizzare le posizioni, possa pensare che domani mattina, fatta questa delibera del dissesto, dell'annullamento del dissesto, tutto possa ritornare come prima. Non è così, Salà. Perché questa amministrazione, io in particolare, quando feci il sindaco, non ho mai negato la situazione debitoria, di difficoltà finanziarie che ha il comune. Penso di averla saputa gestire e a portare il comune a fare delle cose senza a fare la dichiarazione di fallimento. Quella di stasera è la prova concreta che si poteva fare diversamente. E quindi ci si aspetta normalità politica, e normalità politica si intende che ognuno deve avere il coraggio delle proprie posizioni e di affermarle, di sottoporle alla popolazione con grande onestà e con grande chiarezza.
e con grande chiarezza, perché questo non è più sopportabile. Perché guardate, questa amministrazione si sta assumendo la responsabilità, il coraggio, l'impegno a far uscire il Paese da questa situazione di disastro a cui è stata portata, merita apprezzamento il lavoro degli amministratori e sicuramente sarà scusata se alcune cose piccole probabilmente sono state trascurate, perché nel giro di 5 mesi a fare tutto questo lavoro, questo macigno, a portare in consiglio tutte le carte per poter dire guardate che noi possiamo fare questa scelta che è quella del piano finanziario, nei 10 anni, nei 20 anni, nei 30 anni, ma poi chissà quando cambieranno i governi se le cose cambieranno ancora, ma sicuramente la dichiarazione del dissesto è la cosa peggiore, è la cosa che non doveva avvenire, anche perché i dati non sono quelli di un comune che doveva essere dichiarato dissesto, ma che i dati possono portare sicuramente a un appianamento della situazione. Perché ancora, dopo questo annullamento, si tratta di fare un piano finanziario e si tratta anche in questo caso di mantenere il rigore, di mantenere i conti pubblici in ordine, si tratta di fare tutte quelle operazioni affinché il comune veramente si incammina verso una strada di normalità. È la politica che deve decidere rispetto a queste cose. E il sindaco sarà più forte, sarebbe stato più forte, se invece di dichiarazioni contraddittorie e sentimentali fossero venute delle situazioni nette e chiare. Ma in ogni caso questa amministrazione andrà avanti per la sua strada avendo con onestà, con disponibilità chiesto in più occasioni collaborazione eccetera. Concludo dicendo al consigliere Pugli, io ritengo che tu fai un errore ad essere qui. E sarà un errore madornale dal punto di vista politico. No, cioè, te lo dico con grande schiettezza, sarà un errore madornale dal punto di vista politico. Perché in altre situazioni potrebbe anche bastare l'astensione per dire non sono contro, fate le vostre scelte. Questa non è una di quelle situazioni, questa è una di quelle questioni in cui ognuno deve avere il coraggio di schierarsi per far uscire il Paese da questa situazione di gravità finanziaria in cui è stato portato. C'è qualcuno che vuole intervenire? Allora passiamo alla votazione. Prima della votazione, sì, do lettura. La premessa di ritenersi parte integrante riportata, anche se non materialmente trascritta, con particolare riferimento alle motivazioni in ordine sia ai profili di illegittimità, sia in ordine all'interesse pubblico e all'annullamento d'ufficio della delibera dichiarativa del dissesto numero 2 del 2013, di annullare pertanto a tutti gli effetti di legge la delibera della Commissione straordinaria numero 2 dell'8 gennaio 2013. Avente ad oggetto la gestione finanziaria esercizio 2012, dichiarazione dello stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 testo unico degli enti locali, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'ente, di approvare e fare propria la relazione del responsabile del servizio finanziario ragioniere Mario Randò, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, di ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis testo unico degli enti locali, impegnandosi all'adozione ed approvazione di tutti gli atti contabili necessari, di demandare al responsabile dell'ufficio finanziario di predisporre tutti gli atti contabili conseguenziali alla presente. Su richiesta del sindaco, stante l'urgenza di provvedere, si dichiara la presente deliberazione eseguibile e immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del testo unico degli enti locali.
Passiamo quindi alla votazione, per chi è favorevole. Per alzata di mano. Sì, sono 6 favorevoli, la votazione invece c'è di astensione del consigliere. Votiamo per rendere immediatamente esecutiva. Quindi possiamo passare all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è il distretto rurale delle Serre Calabresi, adesione ed approvazione statuto società di distretto, e do la parola all'assessore Campagna. Farò una breve descrizione di quello che sarà, appunto, di quello che è l'oggetto e la finalità di questo distretto rurale. L'appunto è questa, una società consortile con sede in Chiaravalle, con durata fissata fino al 31 dicembre del 2050. Non ha alcuno scopo di lucro, ma è dichiarata, appunto, quello che è la fondamentale, l'obiettivo fondamentale di questo distretto, che è la promozione, la crescita e lo sviluppo delle aree rurali e chiaramente di tutte quelle che sono poi le attività e settori connessi al distretto stesso, alle aree rurali, appunto, come i settori turistici, quello storico-culturale, non gastronomico, attività ambientali, così come anche quella valorizzazione di produzioni locali artigianali ed agricole, una maggiore ricerca tecnologica, di sperimentazione e progettazione e soprattutto anche la partecipazione a bandi sia essi nazionali o comunitari, che secondo questa struttura, appunto, consortile di associazionismo, comunque di più enti, un unico ente stesso, richiede giusto, si può verificare una maggiore partecipazione, dunque una maggiore validità della partecipazione stessa. Per quanto riguarda i partecipanti, possono partecipare sia gli enti locali che ricadono all'interno di questa area, ma inoltre anche soggetti singoli come imprenditori agricoli, ma anche attività produttive che ricadono comunque sempre all'interno, anche se comunque anche parte dell'area stretta, l'area stessa del distretto rurale. Per quanto riguarda quelle quote, in quanto sono anche considerate delle quote da inserire, da versare, per quanto riguarda, appunto, la partecipazione, per i soggetti singoli di 100 euro fino a un massimo di 500 euro, in quanto anche la partecipazione è descritta secondo una struttura proporzionale al versamento stesso della quota, per quanto riguarda invece gli enti locali di 500 euro all'anno. Dunque, detto questo, appunto, sottolineato quello che è la bontà del progetto stesso, secondo, appunto, una giusta e ottimale valorizzazione dell'area rurale e dunque anche del nostro comprensorio, questa maggioranza intende approvare questo statuto e subito successivamente anche di aderire al progetto stesso del distretto rurale. Se ci sono punto, altrimenti passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. Per chi è favorevole, per alzata di mano. All'unanimità. Votiamo anche per renderla immediatamente esecutiva. All'unanimità. Il consiglio. Passo subito la parola al sindaco, soltanto per delle comunicazioni, e poi chiudiamo il consiglio.